Ok ragazzi, iniziata la finale Spagna-Inghilterra. Ci sono tantissimi inglesi che hanno detto già "It's coming home". Speriamo che succeda come è successo l'ultima volta. Forza Spagna! Dai ragazzi! Picchiamoli con la paella. Bisogna far piangere ancora una volta i reali inglesi. Dai ragazzi! Dai che Italia-Spagna siamo sempre così amici. Dai! Ve lo dico Spagna, se non vincete stasera diventate una repubblica. Io ve lo dico. Occhio. Guarda la testa d'ananas di sto Williams. Madonna mia, oggi voglio il tuo gol. Dai Nico. Dai Morata, ricordati che tutti gli spagnoli ti hanno urlato contro. Ti hanno detto sei un pippone, non ti vogliamo più in nazionale. Tira fallo però signor direttore, lei è un, leggermente un baghettaro. Spagna, però prima bisogna fare gol. Dopo facciamo il tiki taka tika tuka tuka. Il tuka tuka. Bellia leader giusta, peccato Fabian Ruiz che sei un pippone. Arriva bella. Ma no. Comunque fa ridere. Uno ha inventato il calcio, uno ha inventato il tiki-taka, in due hanno vinto due mondiali. Ok. Vai Nico, che, dai che Stones non ti può stare dietro. Punta e salta, punta e saltalo. Rientra. Vai Nico! Mannaggia le pietre che ti si chiudono, rissa! Niente. Nico Williams tenta lo strangolamento, sembra un incontro di MMA. Gli inglesi avanzano, signori. Occhio, una volta erano i tedeschi, ma dettagli. Oh, c'ho Bukayo Saka, non abbiamo Chiellini per fermarlo. Ma questa finale è tutta reale, adesso pensandoci, il re di Spagna contro il re d'Inghilterra. Occhio! Ma che passaggio del cacchio! E ricordando l'amicizia che ho con i reali spagnoli, tecnicamente dovrei essere aiutato. Dai ragazzi! E la Spagna vince e io divento il nuovo principe. Vai, di Spagna, facile. Ehi! Ah, non è fallo? Ok, gli ha tirato una gomitata in testa. A parte che è un arbitro francese. Per te, fraternità, è giusto che la Francia sia a casè. Pirla! No, è un'amicizia. Vabbè, rugby si diventa, ragazzi. Vabbè, si può giocare con le mani. Ok, non lo sapevo. Cazzarola, no! 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 Via! Ah, non si fa! Cioè, ragazzi, lo ha letteralmente placato! Comunque, è ancora indecente che Chiellini non ha vinto il pallone d'oro dopo lo scorso europeo. Ma va bene, calciopoli. Cioè, questo non è rigore, quello di Dumfries sì! Scandaloso, ragazzi, se il VAR non interviene. Se il VAR non interviene è una schifezza. Niente! No, vabbè, indecente, ragazzi. Dopo vi dite che l'Inghilterra non è favorita al primo minuto, con aiuti arbitrali. Dio santo! Guarda che bella balla per Yamal, de zio Carvajal! Vai, Yamal! Sì, ti prego Nico! 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 Gol e assist dei due nanetti! Nico! Il football! Williams! 1-0! Spagna! Doi! Anzi, vamos! Che partenza col botto! Ma che azione Carvajal! Che bella balla per Yamal! Yamal ha fatto un tiki-taka-tuka! Esultanza esotica da parte di Nico Williams, va bene. E il torero testa d'ananas ha fatto gol. Bravo Nico! Ma che azione! Aspetta, Nico, punta e salta! Nico! Nico, bellissima! Dani! No! Dani no! Dani no! Dani no! Dani no! Dani no! Dove sto finendo? Sto cadendo dalla sedia, un medico! Vai Nico! Vai Nico, prova! Nico, no! No! E no! E no! Guarda Alvaro come fa le sponde, mi sembra Edin Dzeko! Guarda che buon annaggio! Attenzione, il cambio, entra Watkins ed esce... il Kane nazionale, incredibile, due volte su due bocciato da Southgate. La scorsa volta gli è andata bene perché ha segnato proprio Watkins, tirando fuori Kane. Se questa volta sbaglia e l'Inghilterra, come spero che sia, perde, secondo me Southgate fa le valigie e se ne va dalla nazionale. Ma dettagli, visto che doveva essere già cacciato alla fine dello scorso europeo. Madonna mia, numero di Bellingham, occhio! Era un gran numero questo, era un gran numero. Hanno messo tre spagnoli a terra e sono distrutti tra di loro. Larga tutto per Yamal! Vai Lamil! Yamal, non ci credo cosa ha parato Pickford su mio fratello 2.0, no! Miracoloso, scegli la Ford sulla miera yamalosa. Occhio, occhio a Saka, occhio a Saka, occhio a Saké, egalité, fraternité, uscimo tutti e tre! Gol di Palmer, signori. L'Inghilterra pareggia. Madonna mia, però, ragazzi. Però è giusto. Avete, la Spagna ha sprecato 3-4 occasioni. L'Inghilterra cinica vi ha punito. È giusto così. Però non ti puoi lasciarlo così. Completamente sbilanciati. Madonna mia, siamo a Berlino, ma sembra essere a Londra, ragazzi. Sembra essere a Wembley. Tra meno tifo nella finale dello scorso europeo si giocava proprio in Inghilterra. Assurdo. Bellissima! Vai! Yamal, non ci credo, Pickford l'ha presa! Che azione ha fatto la Spagna, meritava il gol. No, Yamal non si può mangiare per questa occasione. Non te poi! Che è sto? Non è spagnolo a caso, giustamente, per stare in tema. Dai, Spagna.
Guarda che Cucurella che si sta sovrapponendo. Difficile. Corta. Non è bella. Bellissimo! Zio Oyarzabal su assist di Cucurella. Che triangolo. Che bella. 86esimo. E questo potrebbe essere veramente decisivo. Occhio. Ora che arrivano tutti. E questo è un gol che potrebbe voler dire europeo. Però manca ancora tanto. Calma. Ma psicologicamente vale tanto. Però calma. Calma. Calma! Ecco la mia futura moglie! Scusate. Madonna mia, ho visto anche la principessa spagnola e chi lo sa, siamo così in amicizia. E non solo. Saluto. C'era anche il re. Dai! Occhio al calcio d'angolo inglese. Ragazzi, siamo tutti coverti. Chiappe strette. Paella sul tavolo. L'arbitro richiama tutti. Niente. Occhio a Palmer che crossa. Schema esotico. Stiamo attenti. 4 morti, 5 feriti! Unai Simon. Cosa sta... Cos'è successo? Dani Olmo, miracolo sulla riga, Arnaccio, mia zia, non ho capito niente. Un morto inglese, miracolo di Dani Simon, miracolo di Dani Olmo sulla riga e tutto è regolare. Cos'è successo? C'è stato un pim pum tin tum, sembrava un flipper. L'arbitro fischia alla fine. La Spagna è campione d'Europa, come giusto che sia. Grande! È giusto così perché ha fatto il calcio più... spettacolare di questo europeo, ci becchiamo nel post partita a fra poco.